Ciao a tutti, spero che mi sentiate. Io, come ha detto Luigi, sono Alberto e insieme a Francesca sono il manager del GDG Firenze. E vogliamo cominciare innanzitutto ringraziando Luigi per l'opportunità di presentare qualcosa come GDG Firenze alla Dermfest Piemonte. Questo perché è importante secondo noi non soltanto quello di cui parliamo, ma anche mostrare come i GDG siano una realtà che è in grado di costruire una vera e propria rete di competenze e conoscenze in tutta Italia e condividere queste attraverso gli eventi che facciamo. E quindi incominciamo subito ringraziando Luigi. Detto questo, passiamo all'argomento. Noi oggi parleremo di WebRTC, o meglio, della specifica WebRTC in sé e di quelle che sono, secondo noi, le cose importanti da sapere, non tanto per utilizzare le API, ma per capire quali sono le nuove prospettive che tecnologie come queste aprono per lo sviluppo di applicazioni web, che è poi quello che è il nostro lavoro e l'argomento in cui poniamo più Incominciando, Luigi vi dovrebbe aver condiviso alcuni marker che eventualmente dopo potreste utilizzare per provare le applicazioni che vi faremo. Ma entriamo subito nel WebRTC è una tecnologia fatta appositamente per permettere comunicazione real time senza l'utilizzo di alcuno plugin all'interno di un'applicazione web, quindi un'applicazione interamente all'interno di un web. Senza plugin, un solo JavaScript permette di fare comunicazione real-time di dati, audio e video, oltretutto in maniera, lasciatemi passare il termine a questo punto della conferenza, point-to-point, cioè mettendo direttamente in comunicazione due browser, quindi senza latenza, senza l'esigenza di un server che metti le comunicazioni, eccetera, eccetera, utilizzando la banda del browser e non la banda dei server. WebRTC è una specifica che fa parte di HTML5 e che ha una sua organizzazione che ne cura la diffusione e la realizzazione delle specifiche. Questa organizzazione si chiama WebRTC.org e definisce WebRTC come un progetto open che in maniera cross-platform con una semplice JavaScript API permette la comunicazione. Cos'è quindi WebRTC? Da un lato possiamo definirla come solamente un'altra JavaScript API che abbiamo a disposizione per scrivere le nostre applicazioni, oppure se vogliamo seguire il CTO di Mozilla, possiamo dire che WebRTC è il nuovo fronte, una definizione che io trovo un attimino troppo entusiasta, ma in ogni caso è pur sempre una definizione di WebRTC, è un nuovo fronte nella guerra per ottenere uno web aperto e non controllato. Prima di entrare nello specifico di questa tecnologia, io voglio darne una visione un po' più generale nel generico contesto dell'HTML5. E per far questo mi richiamo ad una vecchia cosa che tutti coloro che hanno gestito e installato firewall nel corso del tempo si ricordano. Per un sacco di tempo è andata di moda per superare la difficoltà di fare alcune operazioni attraverso dei firewall una serie di tecniche che noi chiamavamo firewall piercing, cioè si bucherellavano i firewall per vedere di accedere a servizi che chi aveva configurato i firewall non aveva previsto che noi potessimo utilizzare. Come vedremo, il firewall piercing è legato a WebRTC sia concettualmente per quello che sta facendo HTML5 ai browser, sia più direttamente perché quando si arriva a dover discutere di come le comunicazioni punto punto si fanno tra due browser, entra in gioco come i firewall e più che altro i sistemi che fanno nothing sulle nostre reti operano sui canali e vedremo quali sono alcune delle soluzioni che sono state pensate per attraversare. Ma dicevo, torniamo al browser piercing semplice. È da sempre vero che
le applicazioni all'interno di un browser non possono fare alcune cose. Era un'affermazione vera fino a poco tempo fa che, ad esempio, un'applicazione JavaScript non può accedere al file system del computer su cui gira il browser. Questo non è più vero perché è stata fatta la file API. Non si potevano fare connessioni full duplex, aprire delle socket sostanzialmente verso i server, ma poi hanno fatto le API per le web socket e questo è diventato possibile. Non si poteva utilizzare l'acceleratore grafico e poi hanno fatto WebGL, che ci permette adesso di utilizzare pressoché nativamente l'acceleratore grafico direttamente da un'applicazione web. Non si poteva, si era legati nelle applicazioni web al modello di esecuzione del JavaScript che è naturalmente single thread, ma poi ci hanno dato gli web workers che hanno superato questa difficoltà. Continuando, di sicuro, fino all'introduzione di WebRTC, un'applicazione JavaScript non poteva, senza plugin, acquisire l'audio e il video dal computer in cui girava il browser. WebRTC apre questa porta. Di sicuro, due applicazioni web eseguite in un browser non potevano aprire una sessione di comunicazione point-to-point per condividere il video o per condividere dati di qualsiasi tipo. Per la verità, WebRTC apre anche questa porta. Mi fermo. Domanda Vai. Veloce. Piccola richiesta. Sì. Parla, se puoi parlare leggermente più lento e più vicino al microfono. Solo ci provo. Poi si sente. Grazie. Sì, niente, dimmele te queste cose, anche se qualcuno alza la mano, me lo devi dire tu perché io non ce la faccio a vederli. Non c'è problema. Vai. Scusatemi, fino a questo punto tanto iniziamo ad entrare nel vero argomento soltanto adesso. Per quello che ho detto fino ad ora, la cosa importante è capire che WebRTC si inserisce in una serie di tecnologie che operano tutte nella solita direzione: aprire il browser a applicazioni che prima non si potevano fare. L'ultima slide introduttiva: WebRTC ad oggi è una tecnologia cross-platform. Dove con cross-platform intendo che con un po' di lavoro è possibile scrivere la solita applicazione JavaScript che si esegue senza grosse differenze su Chrome e su Chrome Mobile, su Firefox e su Firefox Mobile, su Opera, ed ha anche la possibilità di utilizzare binding nativi in Java e in Objective-C. Tutto questo standardizzato dalla WebRTC Organization. È di non tantissimo tempo fa, ora non ricordo di quando, il primo esperimento di interconnessione tra una video chat fatta per Firefox e una video chat fatta per Chrome. Quindi i due CTO di Chrome e di Firefox hanno potuto comunicare ognuno utilizzando il loro browser in tempo reale grazie a WebRTC. Allo stesso modo si possono fare applicazioni mobile che all'interno del browser per mobile riescono ad utilizzare WebRTC. Ma vediamo in dettaglio come è fatta la specifica, la JavaScript API di WebRTC. Si incomincia con la prima parte, che è... Finora è abbastanza chiaro che cos'è il WebRTC, così diamo anche un feedback a lui che non è qua. Ci sono delle domande a questo punto perché lui entrerà nello specifico su come attivare la specifica. Tutto ok? Ok, vai! Allora, dicevamo, prima parte, acquisire il video e eventualmente l'audio. Per far questo, la specifica dà accesso ad un nuovo metodo all'interno dell'oggetto globale Navigator. Navigator, secondo la specifica GetUserMedia, è un metodo che ha tre argomenti e che possiamo utilizzare per catturare quelli che sono chiamati gli user media. User media, video e audio in generale, lo vedremo c'è in particolare, audio e video provenienti dalla webcam e dal microfono. Sostanzialmente catturare i soliti stream che Hangout in questo momento sta catturando dal mio computer per trasferirli verso di me.
di get user media sono importanti tutti e tre i parametri. Il primo è constraints, che dà accesso, dà la possibilità di specificare al metodo getUserMedia quali informazioni vogliamo che l'utente ci autorizzi ad utilizzare. Questo quindi controlla constraints il contenuto che eventualmente ci sarà dentro l'oggetto MediaStream che riceveremo. Andiamo per un attimo. MediaStream, i media type che a cui vogliamo avere accesso, le risoluzioni e il frame rate. Nella versione più semplice, sostanzialmente constraints è semplicemente un JavaScript object, come quello che vedete nella slide, che semplicemente contiene video 2.3. Questo significa che volete avere accesso al video. Se l'oggetto constraints viene fatto più sofisticato aggiungendo video 2.3 e audio 2.3, verrà chiesto all'utente il diritto di accedere sia al video che all'audio. Ogni volta che viene fatta una richiesta a getUserMedia, l'utente deve autorizzare il browser a passare queste informazioni all'applicazione web, altrimenti in un attimo si farebbero le spy camera attraverso web da tutti i siti se non ci fosse richiesta L'oggetto constraints può essere anche più sofisticato. State sempre attenti quando andate più sul sofisticato, che non tutti i browser lo supportano nel solito modo, eccetera, eccetera. Comunque, può essere reso più sofisticato, ad esempio, chiedendo al browser di ritornare uno stream video ad una data risoluzione mandatory, meno di quella se fa, e optional in altre risoluzioni, cioè chiedendo: se tu mi potessi passare lo stream ad alta risoluzione sarei più contento, altrimenti accetto anche che tu me lo passi a risoluzione più bassa. Quando poi arriverà la success callback, avremo accesso in qualche modo alle informazioni sul tipo di stream che ci è stato spedito. Un caso particolare di constraint che possiamo passare è quello il media source 2.screen, che significa che vogliamo fare non condivisione del stream video proveniente da webcam, ma dello screen del computer per fare gli screencast. Come evidenzia il fatto che l'attributo si chiami Chrome Media Source, questa è un'estensione proprietaria di Chrome e se lo utilizzate potrete far eseguire la vostra applicazione soltanto su Chrome. Perché? Lasciatemelo dire, di tutta questa specifica, e se ci avete lavorato saprete anche della maggior parte delle specifiche HTML5, il problema non è tanto riuscire ad utilizzarle, perché normalmente le API sono fatte molto bene, ma riuscire a farle funzionare cross browser, perché tutti i browser le implementano in maniera un po' diversa. Tutti dicono: vabbè, è sperimentale, quindi possiamo fare qualcosa di diverso, e spesso prependono ai nomi dei metodi e degli attributi delle stringhe che contraddistinguono la loro implementazione, in questo caso Chrome, ma di sicuro ne esiste una simile, non mai controllato, per Firefox. Di sicuro ne esiste una anche per Microsoft, che inizia a supportarlo, eccetera, eccetera. Quindi alle volte tocca fare qualche trucco in JavaScript per riuscire ad utilizzare la solita funzione che c'è sui diversi browser, ma è chiamata in maniera diversa. I programmatori JavaScript più bravi di me di solito le chiamano poi questi oggetti che si creano per rendere inoffensive le differenze tra i vari browser. Dicevo, abbiamo passato i constraint, sappiamo cosa sono i constraint, adesso ci abbiamo da prendere in considerazione gli altri parametri della getUserMedia. L'error callback viene da sé che è una stupidaggine, cioè l'error callback è la funzione che eventualmente verrà chiamata se c'è un errore durante l'apertura dello stream audio o video. Non dice adesso perché ce la fai vedere, ve la faccio vedere, perché questa è la funzione che viene chiamata anche se l'utente dice no grazie.
grazie alla richiesta di accesso, quindi la dovete gestire come parte dell'applicazione, non è soltanto una condizione d'errore, ma è anche accesso negato. Nel qual caso dovete in qualche modo fare in modo che il vostro programma non dipenda dal fatto che non ci sia un errore. Finalmente la success callback. La success callback viene chiamata se il browser riesce ad aprire gli stream che gli vengono richiesti, se li riconosce, se è in grado di avere l'autorizzazione per passarli all'applicazione web. Se tutto questo riesce, viene chiamata la success callback. La success callback è una funzione di un argomento, l'argomento io l'ho chiamato di stream. Non lo so. Di fatto però quello che arriva è un oggetto di tipo media stream. Cos'è un oggetto media stream? Che ha una sua specifica, peraltro. Un media stream è un flusso di dati, audio e video. Sostanzialmente un media stream è una collezione di media stream tracks. Ogni media stream track è un oggetto che possiamo utilizzare all'interno della nostra applicazione per avere accesso al flusso di dati, video o audio. Quindi, per poter utilizzare lo stream ricevuto, dobbiamo capire come questo media stream lo possiamo trasformare in qualcosa che la nostra applicazione può maneggiare, perché un oggetto media stream è solo un contenitore di tracce, queste tracce hanno dentro uno stream vero e proprio che noi possiamo in qualche modo associare ad esempio ad un video. Infatti, se nella nostra success callback abbiamo accesso ad un tag video dall'HTML, non possiamo avere accesso a un tag video, o lo creiamo con la create element dell'oggetto video, oppure possiamo averlo messo nella pagina HTML, nel qual caso lo prendiamo ad esempio con un getter HTTP. In ogni caso abbiamo bisogno di un contenitore per lo stream e un video è un buon contenitore. Catturiamo il nostro video, lo creiamo e poi gli associamo al video lo stream ricevuto. Glielo possiamo associare direttamente come source, no? Per poterlo associare come source del video e quindi per mostrarlo sulla pagina web abbiamo bisogno ancora di un'altra specifica W3C, insomma un'altra specifica del mondo HTML, la file API che ho citato prima, che ci dà la possibilità da uno stream di creare quello che si chiama un object URL. Cos'è un object URL? Un object URL è qualcosa che all'interno di un'applicazione potete mettere dovunque. In HTML scritto a mano potreste utilizzare un URL. In particolare, se noi associamo l'URL creato dall'oggetto stream attraverso la chiamata window.url.createObjectUrl all'attributo source del tag video, mostreremo il video che viene dalla webcam sul video che abbiamo inserito nella nostra pagina web. Un esempio intero, quindi Luigi, si vede questo esempio perché è un po' piccolo sul mio schermo. Aumentiamo, aumentiamo, aumentiamo. Allora, vai, spiegalo che io lo faccio. Allora, abbiamo la costruzione della variabile constraints che contiene soltanto il video. Ci abbiamo la success callback che prende accesso ad un elemento video che avevamo inserito nella pagina, poi video source create object URL, l'error callback fa nient'altro che dire callback e poi si chiama la get user media esattamente come prima. È la collezione dei tre pezzi di codice che vi ho fatto vedere prima. Questo è tutto quello che vi serve, meno della pagina HTML che lo contiene, per mostrare il video proveniente dalla webcam in una pagina web. Ok, Naturalmente, vai. interrompo io per dirvi, alcuni di voi forse conoscono, chi di voi conosce WebRTC? Ok, due persone, tre, quattro persone conoscono, chi di voi l'ha già implementato da qualche parte o ha fatto dei test, delle prove? Uno.
Beh, io sono il secondo, veramente bastano quattro istruzioni in croce per attivarlo. Io non credevo, ma bastano quattro istruzioni in croce. E come ha detto giustamente Alberto, è necessario comunque avere un browser che supporta il protocollo di comunicazione, perché poi implementarlo è veramente una, passatemi il termine, cretinata, ok? E tutto il resto che poi adesso ci andrà a spiegare Alberto. Vai, tutto tuo. Sì, grazie. Sì, effettivamente sta parte qui è veramente una passeggiata. Soltanto se poi volete ci abbiamo anche un esempio pronto esattamente di questa funzionalità in HTML e basta. In ogni caso, quando poi andate a scriverlo, ci sono un paio di cose che di solito non vi raccontano, che non vi scordate mai di fare il play del video, se no otterrete solo un fotogramma, se va bene, del video proveniente dalla webcam, e state attenti di fare un polyfill di GetUserMedia, perché c'è la versione di Mozilla con Moz davanti, c'è la versione di Chrome con WebKit davanti, c'è la versione per Internet Explorer 11, che io non ho mai provato, quindi non so se è vero, no. C'è la versione con MS davanti per la Microsoft. Quindi il programma vero e proprio viene un capellino più complicato, perché avete da costruirvi una User Media, una Get Media ad esempio, che comprenda queste tre varianti a seconda del browser che c'è, e vi dovete ricordare sempre di far partire il play del video, se no quello. Questo è tutto quello che avete da fare. In 10, ho visto una mano. No, 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 scusa. Ho chiesto scusa perché ho giocato con lo zoom. No, no, fa nulla, soltanto io mi devo fermare perché non vi vedo, quindi cerco di stare attento. Dicevo, allora, abbiamo quindi il primo programmetto che può prendere il audio e video dal browser, dal computer su cui viene eseguito il browser. Lasciatemi fare un'ultima nota su GetUserMedia. GetUserMedia è fatto per interagire molto bene con un'altra web API, che è Web Audio. Se avete dimestichezza con Web Audio, con pochissimo sforzo potete chiedere a WebRTC, che chiude il media, di catturare lo stream audio invece che quello video, come ho fatto io nell'esempio, e potete subito farlo elaborare da Web Audio. Naturalmente Web Audio lo dovete abilitare sui browser che lo supportano, eccetera, eccetera, ma in ogni caso, se già state sviluppando un'applicazione utilizzando Web Audio, WebRTC può essere un vostro amico per catturare informazioni direttamente da. Questo include l'acquisizione del video. Che ce ne facciamo poi del video una volta acquisito? Allora, la risposta standard è quella che vi do adesso. Poi, nel seguito di cosa ce ne facciamo del video, è quello che facciamo noi e quello che noi riteniamo che sia interessante da fare con questo video. Ma utilizzando WebRTC, quello che potete fare con il video è quello di provarne a farne streaming. Cioè, avete il video, avete eventualmente l'audio, potete associare GetUserMedia con RTC Peer Connection ed iniziare a fare comunicazioni, cioè iniziare a fare la vostra applicazione che permette di vedere in remoto il video che il vostro browser acquisisce localmente. Allo stesso modo, potete utilizzare l'ultima parte di WebRTC, che è l'RTC Data Channel, che vi mette a disposizione non soltanto una connection che può veicolare il video e l'audio, i media stream che avete preso, che avete catturato con la GetUserMedia, ma vi dà anche la possibilità di avere un canale di comunicazione a bassissima latenza bidirezionale, che vi avevo già detto, di dati di vostra scelta, dati arbitrari, quindi i vostri JavaScript object che scrivere, no? Che verranno rimbalzati tra un browser e l'altro, point to point, con un'API simile a quella degli WebSockets, con un'API simile a quella degli WebSockets. Come si fa tutto ciò sulla carta? Tutto ciò sulla carta lo si fa in maniera molto semplice. Si utilizza l'oggetto RTC Real Time Communication Peer Connection,
e lo si crea l'oggetto, gli si associano, non voglio entrare nella specifica di questo esempio che non mi interessa tantissimo, ma l'idea è quella che con poche linee di codice, in linea di principio, vi potete costruire l'oggetto che farà comunicazione RTC, che potrà inserire nella connessione un video non appena ce l'avete disponibile e che vi restituisce il video del remote end ogni volta che ne viene aggiunto. Sostanzialmente, naturalmente per provare a scrivere un esempio che fa RTC per connection consiglio di andare a vedere la specifica nel dettaglio, perché qui le cose diventano un cappellino più tecnico, un cappellino più complicato, ma in ogni caso lo spirito è quello, sono poche decine di linee di codice per gestire tutta la comunicazione, che però è una comunicazione sì peer-to-peer, ma ha bisogno dei server per scambiare le descrizioni della sessione, cioè una connessione che una volta stabilita trasferisce punto punto i media tra i due browser, il Color e il Pali, come li chiamano qui, ma utilizza un altro protocollo, uno di vostra scelta, potrebbe essere la posta elettronica, per comunicare le descrizioni delle sessioni, che sono quelle che poi passate a quelle funzioni che vi ho fatto vedere prima per dirgli apri questo stream. Tutto questo viene fatto perché così c'è la gestione della costruzione di una sessione da parte del server e da parte di chi ha scritto l'applicazione, che può essere declinata in tanti modi, può essere declinata nel modello semplice che vedete qui, in cui c'è due browser che comunicano tra di loro, ma dà la possibilità anche di costruire reti più sofisticate di computer che comunicano in maniera diversa, uno a molti, molti a molti, una mesh completa e quant'altro. Comunque, se, e qui in qualche modo si ritorna anche al discorso del firewall piercing di prima, se la rete funzionasse in maniera semplice, come quando si fanno gli schemi di connessione si pensa che funzioni, tutto andrebbe bene, perché ci sarebbero due fantastici computer che si scambiano segnali attraverso un protocollo mediato da un server, e quindi si scambiano le sessioni di comunicazione. Una volta scambiatesi le sessioni, sono in grado di aprire connessioni tra di loro direttamente. E questo sarebbe il modello WebRTC che ci piacerebbe e che probabilmente darebbe adito alla nascita di sistemi di comunicazione interamente fatti in casa, perché prevederebbe che si può comunicare direttamente tra due. Il problema è che la rete non è più un sistema semplice di computer che si collegano tra di loro, ma normalmente la maggior parte delle reti stanno dietro un firewall, hanno IP privati, c'è un sistema di NATing, cioè di trasformazione degli indirizzi in mezzo, e quindi la connessione, questa per intendersi, non è possibile, va fatta in modi più complessi. Una delle grosse parti di complessità di tutta l'API WebRTC, e una delle grosse attenzioni che hanno dovuto fare quelli che hanno fatto la specifica, anche la specifica di comunicazione a basso livello, è quella di prevedere sistemi di comunicazione che permettano di comunicare anche ai due computer che adesso mostriamo, vediamo nella figura, entrambi dietro ad un firewall. E quali sono le tecnologie che si usano? Le tecnologie che si usano sono più o meno sempre le stesse, Sturm e Tarn. A livelli diversi di comunicazione, la prima è un modello di comunicazione che sostanzialmente fa sì che attraverso due Sturm server i peer riescano a sapere qual è il loro IP verso l'esterno e attraverso quelli riescano a scambiare la comunicazione, e una versione più sofisticata di Tarn che prevede che si possa anche fare lo scambio dei media vero e proprio, non direttamente attraverso i due peer, ma attraverso due server remoti che quindi
hanno normalmente accesso a più banda di quando non ne abbiano i peer, e quindi la connessione è sì punto punto, ma mediata da altri dispositivi ed altri server. Quindi sistema di comunicazione a bassissima latenza, grandissima velocità, eccetera eccetera, accessibile direttamente attraverso la JavaScript API, attraverso il browser, ma come è fatta? La topologia di internet oggigiorno richiede che alcune cose vengano fatte con estrema cautela e quindi possono richiedere la mediazione di altri servizi in mezzo. Vai. Ok, ho stoppato un attimino perché comunque in un hangout alcune volte c'è difficoltà ad ascoltare. C'è qualcuno che ha dei dubbi, non ha sentito una piccola precisazione? Nessuno? Tutto chiaro per ora? È grande Alberto, vai, tutto tuo. Ti ringrazio, no, sono grandi loro comunque. Un applauso, dai. Cioè, comunque... A voi, ti ringrazio. È diventato rosso, vai. No, è la luce. Allora, dicevo, quindi abbiamo la specifica, quando la vogliamo usare la andiamo a cercare. Ci sono tante librerie già belle che pronte per farci fare la nostra video chat, ci sono servizi internazionali già belli che pronti con i server anche per aggirare le problematiche dei servizi, le problematiche dei firewall e dei NAT system in giro per il mondo. Nessuno cerca di scrivere WebRTC, almeno la parte RTC connection e data connection, perché ancora sono non abbastanza mature e quindi piene di differenze tra i vari browser. A mano ci sono le librerie, PeerJS, ShareFest, queste qui che vedete nello slide, poi le slide eventualmente ve le condividiamo e trovate i link, comunque li trovate anche su Google senza possibilità. Il punto è che alla fine le video chat l'hanno belle fatte con WebRTC, anzi l'hanno belle fatte quelli che hanno fatto la specifica, e se qualcuno dice oh che bello hanno fatto WebRTC, si rifà Skype senza Skype, si può divertire a farlo, ma non è che attrisce tantissimo il proprio, la propria conoscenza, forse sì, ma la diffusione della propria applicazione di per sé non tantissimo e di sicuro non il proprio portafoglio, perché la maggior parte del servizio plain con WebRTC, il giorno che c'era la specifica era già bello che pronto, chi faceva comunicazione direttamente l'ha già fatto, uno si può divertire a costruire la sua video chat, ma non è probabilmente quello il mercato in cui possiamo, mercato non soltanto economico ma anche di tecnologia, in cui possiamo avere una grossa soddisfazione. E quindi noi vogliamo dirvi dove noi abbiamo trovato un interesse grosso in WebRTC e una infinità di nuove problematiche molto interessanti da risolvere e che richiedono anche tecnologie tecniche che mi farebbe piacere potervi in qualche modo introdurre, anche per avere un feedback da parte vostra se vi sembrano interessanti o meno. L'idea di fondo... Sta chiedendo il vostro aiuto anche. Ok, vai. Allora, l'idea di fondo è che GetUser Media ci dà lo stream. Noi possiamo prendere lo stream e infilarlo in un video come abbiamo fatto nell'esempio di prima. Il video poi è un contenitore abbastanza opaco, non ci permette di accedere ai fotogrammi, però possiamo copiarcelo su un canvas. Tutti quelli che hanno usato un canvas sanno che si può prendere un video e copiarlo nel canvas, ci viene il fotogramma attuale del canvas. Quindi GetUser Media ci dà lo stream, video contiene lo stream, canvas riceve la copia. Dal canvas possiamo finalmente estrarre i pixel, estrarre l'image data, l'informazione su ogni singolo fotogramma. A questo punto abbiamo costruito il nostro sistema per elaborazione delle immagini, per elaborazione degli stream video. Cioè, No, voi avete mai utilizzato quello di spostare un video in un canvas?
Avete mai utilizzato la possibilità di tirare fuori dal canvas l'immagine? Perché non fa neanche. Che c'è? Perché è questo che lui sta spiegando. Praticamente io dal video lo sposto nel canvas e dal canvas io creo una fotografia Un array del. di pixel. Bravissimo. Né più né meno che quello, quindi una cosa oltretutto molto semplice da fare. Vai. Estremamente semplice da fare e cross browser perché la riceviamo da tutte le parti e che ci dà un bel set di dati da elaborare. Quindi se anche soltanto get user media ci dà un grosso set di dati sui quali noi vogliamo costruire le nostre nuove applicazioni web, nostre applicazioni web che dovranno fare computing, cioè dovranno elaborare grosse mole di dati, tutto quello che facevano alcune applicazioni, ad esempio quelle di video editing, in native piuttosto che quelle in flash che si vedono davanti a noi. E quali sono i goal di cui che adesso noi ci dobbiamo prefiggere nelle nostre applicazioni web? Sono quelle di avere performance quasi nativa in un'applicazione che gira all'interno di un browser, e non è banale, e maneggiare e costruire e mantenere algoritmi complessi nel browser, quindi in JavaScript, ed applicazioni altrettanto complesse. Come sempre, quando c'è da scrivere dei programmi, ognuno ha il suo gusto, il suo approccio. Noi vi raccontiamo il nostro. Il nostro è stato quello di decidere di non cercare di scrivere le intere applicazioni in JavaScript, ma pensare il JavaScript come un target language. Cioè, non pretendere di scrivere a mano il JavaScript ottimizzato, ma considerare il JavaScript come se fosse l'assembler di un tempo. Il codice nativo lo si poteva scrivere a mano? Sì, era bene scriverlo a mano? No, forse si facevano cose più efficienti, ma diventavano meno mantenibili. Noi consideriamo, anche per essere cross browser, il JavaScript come un linguaggio target, un linguaggio di destinazione, e utilizzando GWT, ma non è l'unico caso, ce ne sono anche altri. È una mano alzata quella? No. No, Non, noi compiliamo verso JavaScript utilizzando GWT oppure utilizzando altri tool, Emscript e un altro che mi viene in mente. Noi lo facciamo da già. Poi riprendiamo il codice già ottimizzato in media dal compilatore JavaScript, e per alcune parti che sono critiche per quanto riguarda la performance, le reimplementiamo a mano, ottimizzate per i diversi browser con le tecniche che ogni singolo browser richiede. Così abbiamo un'ottimizzazione di media, particolarmente bene tra l'altro, per tutti i browser, e poi sullo specifico, se abbiamo bisogno di andare a raschiare il fondo del barile per qualche algoritmo, ce li reimplementiamo per conto nostro direttamente in JavaScript. Cosa ci è servito tutto questo? Ci è servito per l'applicazione che adesso vi vorrei far vedere. Ora, per farvi vedere l'applicazione, io dovrò fare uno screencast, Vai. quindi devo spengere la webcam perché se no non posso ricatturarla di là. Quindi ci sentiamo fra un momento. Spero l'audio rimanga attivo. Continuate a sentirmi? Sì. Perfetto. Allora, adesso faccio screen sharing. Arriva, ok. C'è nulla sullo schermo? Sì, si vede, giusto? Sì. Datemi chi. Questa è l'applicazione di cui parlavamo prima, che a noi dà una certa soddisfazione perché è un'applicazione interamente JavaScript, che fatevi fare 5 secondi di vanagloria.
è un'applicazione interamente JavaScript che permette di fare foto, ed è una versione che funziona relativamente bene anche su mobile, permette di fare fotografie, di fare editing in tempo reale dello stream video che riceve attraverso l'RGL, e permette anche di condividere l'immagine facendone l'upload su YouTube, che è un servizio di storing di immagini che si trova online, e mantiene su App Engine l'indice della galleria. Quindi è un programma che riesce a fare un sacco di cose utilizzando tutti i servizi, che peraltro sono pure servizi completamente free, quindi ha un suo interesse. E come dice, vi faccio vedere la parte WebRTC, perché il resto non fa parte del... Non so se ci avete fatto caso, anzi lo richiudo. Quando io faccio Capture My Cam, questo chiama la GetUser Media di cui parlavamo prima. La GetUser Media, se vedete il mio schermo e vedete il mio mouse, vi dà accesso alla webcam a patto che l'utente accetti. Se l'utente accetta, viene costruito lo stream che noi montiamo in un video. Per la verità questo non è montato in un video, ma è montato in un canvas, perché faceva comodo il canvas subito. Una volta che avete il canvas, dal canvas potete estrarre un singolo fotogramma, e questo è un fotogramma estratto dal canvas con l'operazione che diciamo prima, ma soprattutto, ci siete, vero? Perché io non vi vedo più, sono sì, vai. Vai, in caso parla se mi devo fermare. Sì. Dicevo, in tempo reale siamo in grado, tutto sul browser, che non è poco, di fare operazioni sullo stream video. Siamo in grado di aggiungere filtri sul video. Questi vengono fatti interamente in tempo reale, non è poca come performance che riesce ad avere un browser e basta. Cioè riesce in tempo reale ad elaborare a lavorare uno stream video a risoluzione, in questo caso 640x480, però per questa operazione qui ce la farebbe anche a risoluzioni maggiori. Una volta elaborato lo stream, o meglio, una volta catturato lo stream, però oltre a editarlo in tempo reale, noi possiamo divertirci a fare altre operazioni in qualche modo complesse, cioè possiamo fare quella che comunemente si chiama augmented reality marker based, cioè possiamo fare in modo tale che il nostro browser esegua una analisi abbastanza sofisticata delle immagini che vengono passate in tempo reale, sempre, questo a me impressiona tantissimo, e possiamo cercare di vedere se, vedete, in tempo reale l'applicazione è in grado, ora l'augmented reality era una scienza che era nota da diverso tempo. Possiamo fare in modo tale che il browser analizzi ogni singolo fotogramma, estragga il marker, e una volta estratto il marker, sto pubblicando l'immagine anche, una volta estratto il marker, determini la sua posizione nello spazio tridimensionale e ci sostituisca un oggetto sintetizzato. Questa è una di quelle operazioni che noi chiamiamo elaborare all'interno del browser, e è possibile farla soltanto a patto di riuscire a far fare al browser. Ascolta Alberto, sì. C'è una persona, sì, che vuole fare una domanda. Puoi venire qua? Aspetta. Sì. Ritorno a coso, ritorno al... Okay. Aspetta. Cerco di ritornare. Ok. Ti devi avvicinare e parlare forte. Mi senti? Aspettami. Ok. Ciao, ti sento. Vieni qua, sono tornato anch'io a farmi vedere. Ok, si è messo in ginocchio per te. Accidenti. No.
Vai, Allora, parla. la domanda mia è quanto pesano in prestazioni o caricamento queste immagini e se questo succede, cioè se la pesantezza viene influenzata anche quando non si utilizzano queste immagini, questi effetti. Non so se... Hai Dici capito? quanto... No, allora, provo, nel Ok, senso, ripeto. intendi dire? Sì. Ascolta, la... No, 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 ho capito le parole, no, no, aspetta, ho capito le parole, ma volevo un dettaglio per quello. Dicevo, quello che pensa, mi chiedi quanto pesa l'elaborazione o quanto pesa il fatto di prendere le immagini dalla cam. Il caricamento proprio, se uno ha una connessione un po' lenta, se influenza questa pesantezza viene avvertita subito o soltanto quando cerca di fare un effetto. No, la pesantezza in linea di principio, guarda, gli effetti sono cosa? Gli effetti sono estremamente piccoli dal punto di vista del coso, dal punto di vista della quantità di codice, no? Quindi di quelli non te ne accorgi né all'inizio né alla fine, no? Quello che fa la pesantezza nel caricamento dell'applicazione sono gli asset, le immagini e le altre cose che ci devono essere, ma tutte quelle sono trascurabili per quanto riguarda tutto l'utilizzo di questi effetti. Questi sono algoritmini di 10 righe che vengono eseguite direttamente dalla scheda grafica. Quindi mi stai dicendo che tutti gli effetti, allora tutta la parte di rendering, Sì. tutta la parte di rendering, eccetera, viene gestita a livello di browser, giusto? Sì, Ok, assolutamente. quindi Qui la non per... c'è alcuna comunicazione, anzi, una volta fatto partire PicShare, a meno che non vogliate condividere le immagini, quello uno può staccare la rete, non c'è banda che serva. Lo potete L'unico... provare sul vostro computer ora, per la verità. Quindi fammi dire, prima che si vedeva che tu giravi il piccolo Android Sì. live, era tutta gestito dal browser, giusto? E basta, non c'è una comunicazione a pagarla. Solo nel momento in cui fai la fotografia, la trasformi in immagine, quella viene caricata nel server, ma quella è trascurabile. Sì, cioè quella è caricata sul server se lo scegli, per la verità, perché se no resta soltanto sul tuo computer. Ok, risposta alla domanda perché ti ha detto grazie e si è messo pure in Ah, piedi. ringrazia lui. Ok, ti ringrazio. Ok, ci sono altre informazioni che vuoi condividerci o dimmi te? Sentimi, io un altro paio di chiacchiere ve le farei, proprio 5 minuti per coso, però se non siamo fuori programma, perché... Più che altro fuori tempo? Fuori tempo, va bene. Allora, vado rapidissimo. Non vi ho già detto le tecnologie che utilizza. Non. Se volete provarlo, però esistono anche i progetti su Google Code, sia della toolkit, cioè della parte di elaborazione dell'immagine fatta con GWT, quindi utilizzabile sul browser, e della parte WebGL per GWT. Non. Su cosa lavoriamo? Noi ora stiamo cercando di farlo in tempo reale su applicazioni del mondo reale, utilizzando altre cose, BuffGBoo, che è una libreria nativa Java per fare computer vision. E con questo io vi posso salutare. No, fermo un attimo perché voglio far vedere una cosa a tutti prima di salutarci. Vediamo se me la fa vedere. Audio interno, effetti sonori. Ok. Allora, io adesso ti condivido il mio schermo. Oddio, facciamo... Questo qua, condividi lo schermo. Quello che vedete, noi stiamo facendo un hangout in diretta. Chrome e Google Hangout non utilizzano più Flash per trasmettere le immagini e anche la voce, ma trasmette già in WebRTC. Io utilizzo una distribuzione Linux che è Ubuntu, anche perché siamo all'interno del Linux Day, la utilizzo anche per lavoro. E mi dimostra già che lui va a utilizzare questo protocollo con Google Hangout, ok? Quindi è un protocollo che viene già utilizzato per fare un Hangout. Un Hangout su Google
viene utilizzato per fare quell'applicazione Joink che Alberto ci ha fatto vedere e niente, cioè volevo darvi anche la prova che comunque, cioè se noi abbiamo fatto oggi come oggi un hangout dalla Toscana che fa tanto Google oltretutto, no? Queste connessioni in remoto, fa tanto Google, però in linea generale se l'abbiamo fatto. Si è sentito leggermente male, ma perché in questo caso forse sarebbe stato meglio avere un microfono direttamente Probabilmente sì. invece che utilizzare il microfono interno del PC. Però se è veduto bene, se è visto bene, si è visto bene sia il video che che la voce, oltretutto quello che diceva, si è sentito anche bene. Utilizzando questo protocollo WebRTC che è facile anche da implementare sotto determinati punti di vista, sotto il lato client. E quindi niente, cioè per dire che oggi come oggi le comunicazioni si stanno, anche audio e video, qua ci sono dei videomaker, stanno subendo una rivoluzione completa, ma veramente completa. Contate che anche per quanto riguarda la connessione, io adesso sono in wifi. Io ho fatto oltre un'ora e mezza di connessione in Hangout, come la stiamo facendo adesso, con tre persone che seguivano la riunione con un semplice cellulare e tre tacche di 3G. Quindi niente di particolare, funziona benissimo perché è molto meno pesante rispetto ad altri protocolli. Io ho detto la mia, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, le faccio adesso, testa per sempre. Domande? Eccole qua, una domanda è arrivata. Aspetta, vieni. Vieni, No, vieni. volevo solo sapere se la slide Vieni, ormai vieni. ci sono. No, in ginocchio no, in ginocchio no. Vieni, parla a voce alta così ti sente anche lui. Ciao. Ciao. Volevo solo sapere se queste slide poi sono condivise. Possono essere condivise. Sì, le passo. No, credo ce l'abbia già Luigi in questo momento. Ah, Quindi sì, così. senza nessun problema. Allora, Grazie tutto. mille. Ok, tutto lui non ti sente qua perché questo qua ti sente solo il videomaker, ok. Tutto il materiale momentaneamente lo teniamo buono noi organizzatori del GDG e lo distribuiremo online sulla community e l'iscrizione alla community è su richiesta. Quindi noi lo facciamo anche per dire, ragazzi, iscrivetevi che così vi condividiamo altri eventi, perché noi vogliamo far crescere questa community. E per ora, poi, vabbè, al termine del GDG vi dirò ancora un paio di parole. Boh, se abbiamo finito, abbiamo Sì, finito? sì. Tu hai altro da dire? Voi avete altre domande? Domande? Ok, se non ci sono altre domande, io vi chiederei cortesemente di fare un applauso, ma forte perché ci sentono fino alla Toscana. Oh! Mancano le campane. E boh, noi abbiamo finito da Torino. Grazie a voi. Grazie. Ok, lui è finito da Toscana e buona serata. Ciao, buona Ok? serata a voi. Ciao. Ciao. Ciao!